Un modo, credo, simile per vedere la vita in particolare politica. Abbiamo un percorso prima di arrivare a conoscerci abbastanza uguale, militanza all'interno nei movimenti, diciamo così, nel 68, io ho approdato molto prima di lui al Partito Comunista, lui invece è arrivato ben ultimo quando si stava sciogliendo e sono io che gli ho fatto l'unica tessera al Partito Comunista della sua vita. Dopodiché abbiamo lavorato con il Consiglio Comunale insieme, abbiamo lavorato non so più per quante altre cose. Ecco, io lo dicevo anche qualche giorno fa, sono convinto che una delle conquiste più importanti che ci siano per la democrazia sia il voto. Io il mio voto l'ho sempre dato, sempre, magari in alcuni momenti un po' incavolato, ma l'ho sempre dato il mio voto, perché secondo me esprimere il proprio pensiero è la cosa più importante, ciò che ci rimane. Questo partito che critichiamo tantissimo ha deciso tanti anni fa ormai che i candidati li sceglie la gente, non li sceglie il partito, e oggi siamo qui per fare proprio questo, e non il partito o le persone iscritte al partito, tutti coloro che si riconoscono in un progetto. E io quando vedo e penso per chi votare, penso innanzitutto alla persona. Bene, Angelo è una persona che io ammiro in un modo straordinario, è una persona che posso tranquillamente dire votatela senza vergognarmi, sapere che domani non dovrò vergognarmi di ciò che ti ho detto. Ecco, Angelo, dicevo, è la persona che mi rassicura. Grazie di essere qua numerosi nonostante il tempo brutto. Ma allora, guardate, qui non è la questione dell'uomo solo al comando, ma è della persona che è in grado di creare lo spirito di squadra e fare gruppo. Noi siamo partiti un po' in ritardo nella campagna elettorale e devo dire che Angelo per me è l'uomo giusto, oltre che per il suo curriculum che è straordinario, che dimostra intanto le capacità di fare per davvero e poi soprattutto, cosa importante di questi tempi, è dimostra quel curriculum lì dimostra la grande passione di quest'uomo, un uomo che ha dedicato la sua vita oltre che alla medicina, perché come sapete tutti fa il medico di famiglia ancora forse per poche settimane, ma io direi anche soprattutto l'ha caratterizzata per il suo impegno in politica, che è un impegno lungo ma anche molto pieno di grandissimi risultati. E dicevo, è stato in grado di creare il gioco di squadra, di fare gruppo, questo comitato elettorale sta lavorando benissimo. Si crea quello spirito di condivisione, quel desiderio di continuare a lottare per cercare di raggiungere questo straordinario obiettivo, e secondo me lo raggiungeremo perché io ritengo che siamo una squadra di persone credibili. Il programma è straordinario, lo dicevano prima, è possibile consultarlo sul sito o comunque sui manifesti che abbiamo fatto fino a questo momento. È un programma straordinario, io vi posso parlare soltanto della questione della sanità, che è un problema che tocca un po' tutti quanti. Io ricordo proprio brevemente che il distretto sanitario è sempre stato, nell'arco degli anni, insomma, sia per legge che di fatto, una struttura che doveva essere potenziata a discapito anche dell'ospedale, che molto spesso ha dei costi molto più alti. Questo distretto sanitario è stato, il nostro poliambulatorio, quello del Debuscè, è stato pensato da Angelino Riggio, poi realizzato negli anni, ma è lui per primo che ha avuto l'idea di trasferire quella struttura dalla via San Francesco d'Assisi, che era, come dire, molto piccola, in un luogo più grande che potesse ospitare comunque un poliambulatorio più grande e adeguato per questa popolazione. E quella struttura è stata una struttura che è cresciuta negli anni. Pensate che fino a qualche tempo fa si facevano gli interventi dei surgery, quelli diciamo gli interventi di chirurgia giornaliera, e quello un poliambulatorio era occupato per 4 giorni alla settimana. Dopodiché la giunta di centrodestra regionale ha deciso invece di tagliare i fondi, di non rispettare più quelli che erano i dettami appunto di una sanità fatta con la testa, con il pensiero, e quindi ha tagliato semplicemente i fondi senza fare invece un investimento nella qualità del servizio. E quindi quella struttura adesso
che è molto bella, in realtà si sta svuotando piano piano. L'Otorino che è andato in pensione non è stato sostituito, per cui non c'è più un servizio di otorinolaringoiatria. Il chirurgo, non so se lo ricordate, il bravissimo dottor Ghiron, è andato in pensione, faceva le gastroscopie, non si fanno più le gastroscopie, e la dei surgery è attiva soltanto un giorno alla settimana per fare gli interventi di oculistica. All'epoca io mi ricordo che parlai con la dirigenza, con la dottoressa Briccarello, che aveva messo coda all'inizio del suo mandato, e diceva: no, ma faremo un polo d'attrazione per la zona sud per l'oculistica, lavorerà 5 giorni alla settimana per fare gli interventi di oculistica. Non è stato così, è stato un bluff. Allora io credo che qualcuno è stato un po' morbido nei confronti di questa dirigenza, è necessario impegnarsi per cercare di recuperare quel polo e farne davvero il fiore all'occhiello di questa zona, perché questa realtà, quella di Nichelino, ma io dico quella anche, insomma, che va oltre Nichelino, è un territorio che merita un distretto sanitario all'altezza della situazione. Io ritengo che Angelo, sia per le competenze che ha, che per la passione che ha, e soprattutto perché è stato in grado di creare quel gruppo di cui parlavo prima, sia la persona giusta per raggiungere questo e altri obiettivi. Per gli altri obiettivi poi ne parlerò magari in un'altra sede, in un'altra occasione. Ecco, quindi io vi chiedo soltanto questo. Il 16 di febbraio è molto vicino, ci saranno altre iniziative, seguiteci, faremo un'iniziativa al Teatro Superga. Però da qui alle prossime settimane, ai prossimi giorni, alle prossime ore, voi dovete cercare di contattare quante più persone possibile per spiegare il motivo di questa candidatura. È una candidatura di alto profilo, valida, che può essere utile a far davvero ripartire questa nostra città. Si vota, come diceva prima, dalle 8 alle 20, il nome è già scritto, arriveranno poi nelle vostre buche i facsimili della scheda elettorale. Non c'è l'obbligo di pagare i 2 euro di contributo. Per cui cercate di diffondere queste informazioni e fate partecipare, perché prima di tutto la partecipazione alle primarie è un atto democratico molto importante. Seconda cosa, qui non è in ballo, guardate, diciamo il futuro di Angelo, il nostro futuro, perché tanto insomma abbiamo dato il nostro contributo, continuiamo a darlo anche in altri settori, Angelo poi vuol dire ha un sacco di risorse, ma qui è in ballo la vita politica e amministrativa dei prossimi 10 anni probabilmente per questa città, quindi è importante che non sia affidata a persone che, vabbè, io credo che Angelo sia la persona giusta. Termino qui e vi presento chiaramente il candidato. Penso non ci siano più interventi, quindi io chiedo ad Angelo di avvicinare. Comunque, un po' di pioggia, quando... Adesso sapete che si guarda il tempo, com'è, come non è, eccetera, eccetera. Domani piove, che facciamo il comizio? Angelo, lo facciamo lo stesso. Ma certo che lo facciamo. Ma certo, ma noi siamo gente di Nichelino, ma abbiamo paura di 4 gocce di pioggia. Ma avete idea delle cose che abbiamo affrontato noi? Noi siamo la città che in 10 anni è passata da 10.000 a 50.000 abitanti. È come se in Italia arrivassero 240 milioni di immigrati in 10 anni. Eppure non siamo morti, non siamo diventati un dormitorio, come diceva Bobbio. Grazie al lavoro di Marchiaro, ma grazie soprattutto al lavoro di tanti, siamo diventati una città ricca di servizi. Siamo Nichelino, la città che ha subito una grandissima deindustrializzazione. Vi ricordate ai tempi della Viberti, della Sipea, della Bocca e Malandrone? Allora era sindaco io. C'erano centinaia di famiglie che non sapevano come arrivare alla fine del mese. C'era la disperazione e ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta perché noi siamo stati capaci di riunirci. Perché non è vero che Angelino Riggio è capace, Angelino Riggio è capace. Sono anche un po' preoccupato di questo. Siamo noi che siamo capaci. Siamo noi di Nichelino che siamo capaci. Se siamo tutti quanti uniti, non ci ferma nessuno, ma figuriamoci se possono essere 4 gocce d'acqua. Ma 4 gocce d'acqua, ma figuriamoci, com'è che ha detto qualcuno? Candidato bagnato, candidato fortunato. Ma chi se ne frega di 4 gocce d'acqua? Abbiamo difficoltà più gravi. Abbiamo i nostri figli che non trovano lavoro. E non solo i nostri figli. Non solo i nostri figli, ci sono le persone che sono troppo vecchie
per essere assunte per la prima volta e troppo giovani per andare in pensione e non sanno come mettere insieme il pasto con la cena. Non ci sono più soldi e ci preoccupiamo di 4 gocce d'acqua. Ormai i genitori con la loro pensione sono costretti a pagare il mutuo per i figli. In alcune situazioni noi abbiamo avuto dei figli che sono dovuti tornare a casa, magari con la moglie, magari con i loro figli, e siamo ritornati ad avere nuclei familiari molto grossi perché non ci sono più soldi e ci preoccupiamo di 4 gocce d'acqua. Abbiamo una situazione gravissima di crisi, per questo io ho accettato di candidarmi, perché noi siamo alla terza grave crisi di questa città. Ma come ce l'abbiamo fatta nelle altre 2 volte? Ce la possiamo fare di nuovo adesso, ma ce la possiamo fare se siamo tutti quanti uniti, se si crea un'unità fra l'amministrazione comunale e i cittadini. Guardate, la cosa che rimprovero di più, oggi come oggi, al mio futuro predecessore, quello che adesso è in comune e che fra un po' sarà il mio predecessore, quello che gli rimprovero di più è di avere spezzato questa unità formidabile che c'è sempre stata fra l'amministrazione comunale e i cittadini. Questa è la cosa più grave che ci possa essere. Il sindaco non è il padrone della città. Il sindaco è un dipendente importante, figuriamoci. Il primo dipendente, il primo cittadino, cioè quello che non si può tirare indietro se c'è un problema. Quando ero in giunta e i miei assessori mi dicevano va bene, questa cosa qua la vediamo la prossima volta o non la facciamo, dicevo no, da qua non si esce se non decidiamo, perché noi qui siamo il posto in cui si decide, siamo noi 9 e la giunta, e ognuno di voi è come se fosse il sindaco. E questo è quello che deve essere lo spirito. Il sindaco è un dipendente e come tutti quanti i dipendenti, per essere assunti portiamo il curriculum. I nostri figli quando vanno in giro a cercare lavoro non è che li assumono perché si vestono carini e perché promettono di essere bravi buonini, bravissimi e cose di questo genere, e faranno miracoli lì dove saranno assunti. Vengono assunti se hanno un buon curriculum, perché chi li vuole assumere vuol sapere che cosa avete fatto nel passato. Per questo io ho mandato una lettera a tutti quanti portando il mio di curriculum e sto aspettando ancora che la signora Bonino mostri il suo di curriculum. Lo sto aspettando ancora, perché è su questo che si misura. Se voi dovete affidare, io parlo con i giovani, se voi dovete affidare i vostri bambini a una babysitter, ma vi preoccupate che sia carina e ben truccata? Vi preoccupate che sia giovane? O vi preoccupate di sapere da chi ha già avuto questa babysitter come ha trattato i bambini? Gli state affidando la cosa più cara che avete. Se voi dovete partire per le ferie e tenete alle vostre piante e le dovete bagnare, dovete lasciare le chiavi di casa a qualcuno, scegliete la vicina più carina, quello che è più giovane, oppure cercate la persona più affidabile, gli state affidando le chiavi di casa. E voi, quando dovrete scegliere il sindaco, dovete scegliere qualcuno a cui dare le chiavi della città, che è una ricchezza di tutti quanti noi, e allora deve essere una persona affidabile. Io vi posso garantire che lo sono stato. La gente che si ricorda di quando ho fatto il sindaco sa che non ho tradito la fiducia di nessuno. Quando facevo la campagna per le regionali, perché non avevo potuto continuare a fare il sindaco perché c'era quella legge un po' del cavolo per cui un medico non poteva fare il sindaco, quando c'era qualcuno negli altri comuni
che mi diceva: ma chi mi dice che lei... Dico: senta, faccio un numero a caso di Nichelino, un numero a caso di qualsiasi famiglia, e chieda se il sindaco Riggio ha fatto qualcosa di male, se ha fatto qualcosa di sbagliato o se ha fatto qualcosa di utile. Bravo. E guardate, bastava questo, è bastato questo, e lo dico con un po' di orgoglio, io sono stato il più votato della regione Piemonte, con una campagna elettorale che era costata allora 5 milioni, che è una cifra grossa, ma è una cifra ridicola rispetto alle cifre che vengono spese oggi, anche solo per fare una campagna comunale. I grillini dicono: abbiamo speso soltanto 50.000 euro. Io ho fatto la mia campagna per le regionali con 5 milioni, ma con decine di volontari, che dalla mattina alla sera, oddio, qualcuno diceva: dov'è il negriero? Eh? Però dalla mattina alla sera lavoravano con il sorriso sulle labbra, così come sta succedendo adesso. Però io non voglio parlare del passato, parliamo del futuro. Perché se qualcuno pensa che io da sindaco darò il lavoro ai nichelinesi, mi dispiace, vi dico subito che non lo farò. Perché non posso farlo. Chi vi dice che vi darà lavoro vi sta imbrogliando, anzi vi voglio mettere in guardia, ci sono degli imbroglioni e voglio dire di più, dei delinquenti, perché non si possono chiamare in altro modo coloro che approfittano delle disgrazie delle persone che in questo momento sono senza lavoro, sono in difficoltà e cercano di accaparrarsi i voti dicendo: ti farò assumere a Mondo Juve. È una vergogna, è una vergogna, prima che un reato, perché il voto di scambio è un reato, ma prima che un reato, è una vergogna questo fatto di approfittare delle difficoltà degli altri. È veramente una vergogna. Il sindaco non può fare molto sul lavoro, qualche cosa può fare, e vi garantisco che lo farò. Per esempio, noi possiamo fare qualcosa. Possiamo fare in modo che i nostri commercianti non siano costretti a pagare una TARES spaventosa, che la nostra piccola industria non sia costretta a chiudere perché pagano una TARES mostruosa. Guardate, la TARES non è alta ai commercianti, perché sennò bisognerebbe alzarla ai privati. Non c'è bisogno di alzarla ai privati. La questione è che noi paghiamo una cifra eccessiva per lo spazzamento. Paghiamo il doppio di Moncalieri per lo spazzamento. Il doppio di Moncalieri, che fino a prova contraria è un po' più grande di Nichelino, e fino a prova contraria non mi sembra che sia spazzata peggio di Nichelino. Allora vediamo di ridimensionare i prezzi dello spazzamento e possiamo diminuire del 30% la spesa per i nostri commercianti, perché guardate che quando si chiude un negozio è come se si turasse un occhio sulla via Torino, sulla via Juvarra, sulla via 25 Aprile, un occhio della città, è un passare, è un tornare indietro, perché ogni negozio che si chiude è un tornare indietro verso la città dormitorio che noi ci siamo voluti lasciare alle spalle. Questo si può fare per il lavoro, possiamo fare per il lavoro tutto quello che è possibile per avvicinare l'offerta di lavoro alle persone che lo cercano. L'ho fatto quando ho fatto l'informa giovani, ma in realtà il grosso che possiamo fare, purtroppo, lo possiamo fare per il non lavoro, perché la questione del lavoro non dipende dal comune di Nichelino, la questione del lavoro dipende da una crisi che è mondiale, dipende da un riequilibrio internazionale della ricchezza fra l'Occidente del mondo e l'Oriente del mondo, dipende da una politica di rigore che oggi sta seguendo l'Europa, dipende da problemi strutturali, infrastrutturali e sovrastrutturali dell'Italia, che sono legati a una cattiva politica. Ma veramente siamo convinti che il sindaco farà avere più lavoro
con una cosa di questo genere. Chi dice questo? Vi sta imbrogliando. Il sindaco può agire sul non lavoro, nel senso che noi faremo in modo che la gente non si riduca come quell'uomo di Collegno che, siccome aveva perso il lavoro, ha ucciso la madre, la figlia, la moglie e si è suicidato. Noi faremo in modo che nessuno resti solo, che non ci sia la disperazione, perché la disperazione è un sentimento che ci porta all'autodistruzione. E noi faremo molto anche contro la rabbia. Stamattina io davo il volantino, c'era un signore che era arrabbiatissimo e mi diceva: mio figlio, ma lo capisce, è laureato e senza lavoro. E io gli dicevo: mia figlia è laureata da 6 anni, fa l'assistente sociale e a marzo le scade il contratto in una cooperativa. E il suo fidanzato è stato licenziato. Siamo tutti nella stessa situazione, abbiamo un sacco di rabbia. Ah, ma voi politici? Non ci sto, gli ho detto, non ci sto. Guardi, io non voglio il suo voto. Io voglio che fra un anno noi ci incontriamo e che lei dica non se ho guarito il mondo, perché non prometto, neanche quando ero medico promettevo di guarire tutto. Che dica se ce la sto mettendo tutto oppure no. Però non ci sto a sentir dire voi politici. Proprio non ci sto. Io ho imparato una cosa dal mio professore di chirurgia, che se l'appendice è infiammata bisogna togliere l'appendice, non si può togliere tutto l'intestino, bisogna togliere la parte malata, non si può confondere la parte malata con la parte sana. Quando sento dire tutti i politici sono uguali, io mi offendo. Perché io la mia vita l'ho dedicata sinceramente alla politica. E vi dico una cosa, la politica è bella, perché senza la politica la nostra società non esisterebbe. Noi abbiamo bisogno della politica. E noi, se c'è un messaggio che dobbiamo lanciare a tutti quanti, è quello che io adesso vi dico. Io farò in modo che questa città si innamori di nuovo della politica. Noi abbiamo bisogno di innamorarci di nuovo della politica. È solo in questo modo che noi possiamo cacciare la cattiva politica. Guardate, quando noi diciamo sono tutti quanti uguali, sono tutti quanti dei bastardi, ma a chi pensate di fare un favore? A chi pensate di fare un favore? Se non a quelle facce che non hanno vergogna di raccogliere il voto di scambio, di presentarsi, perché loro sanno che senza la politica il mondo non vive, senza la politica non c'è comunità. Io mi ricordo, lo cito sempre, la prima volta che mi sono candidato c'è stato un mio paziente che mi ha detto: ma lei è un medico affermato, che bisogno ha di far politica? Ho detto: ma si rende conto di cosa sta dicendo? Allora, se noi lasciassimo fare la politica alle persone che non sono riuscite nella vita, per forza che poi abbiamo dei governanti incapaci. Bisogna che la gente per bene si impegni. Ecco qual è il mio progetto di città. Io intesto una città partecipata, perché se la città partecipa si possono ottenere tante cose. Un signore prima mi diceva: c'è tanto vandalismo, ma perché c'è tanto vandalismo? Perché la gente non sente come propria la città. Perché la gente, se invece capisce che la sua casa non finisce dove c'è scritto il suo nome e cognome, nella porta dove c'è scritto il suo nome e cognome, ma si estende alla strada, alla via, ai giardini, a tutti i servizi, li protegge. E se li protegge diventa una cosa veramente importante. E allora, se li protegge, è in grado di controllare. Guardate, la mia concorrente ha scritto nel suo programma più soldi per la manutenzione. È una grandissima sciocchezza. Io metto al primo posto la manutenzione, ma il problema non è mettere più soldi, a parte il fatto che veramente a me sta storia, che prima delle elezioni sembra che le casse comunali siano ricche come non so che cosa, no, che ci siano un casino di soldi proprio,
che i candidati, quando sarò sindaco, farò, sono Dio in terra, onnipotente. Poi dopo, quando si va a prendere la poltrona di sindaco, si dice, ma i soldi non ci sono, e la burocrazia, e gli impiegati sono incapaci, eccetera. A me questo doppio meccanismo non piace. Ma io vi dico, il problema della manutenzione non è il problema di avere più soldi, è come si spendono i soldi. Bisogna sapere fare gli appalti. Io vi porto un esempio. Se voi dovete ridipingere casa e chiamate un pittore e gli dite dipingimi la casa del bambino, la stanza del bambino, quello lo fa, ti mette in disordine la casa, ti chiede la certa cifra, poi dopo un mese lo chiami di nuovo e gli dici adesso dipingimi il soggiorno, quello lo fa, ti mette di nuovo in casino la casa, eccetera eccetera, paghi di nuovo, adesso facciamo la cucina e l'ingresso, quello lo fa, ti mette in casino la casa, eccetera eccetera, lo paghi di nuovo. Allora sei stato in casino per un sacco di tempo e hai speso 3 volte di più. Questo vuol dire saper fare gli appalti, rifiutare i microappalti. Bisogna saper fare gli appalti. E poi bisogna controllare. È stata smantellata in comune la squadra della manutenzione che sia in grado di controllare come sono fatti i lavori. Con quali materiali sono fatti i lavori, con quali garanzie sono stati fatti i lavori in modo tale che durino nel tempo. Noi abbiamo bisogno di un controllo nel comune, ma abbiamo bisogno anche di un controllo dei cittadini. E un cittadino che vede che una cosa non va, che sia un lavoro mal fatto, che sia una buca che c'è nel pavimento, nel marciapiede che può fare cadere qualcuno, che sia un lampione rotto, eccetera, non c'è bisogno che vada a cercare l'assessore amico per farsela aggiustare, perché questo è un meccanismo clientelare della manutenzione. Io propongo che quando c'è un problema faremo un sito in modo tale che ognuno lo possa comunicare, ma soprattutto io penso che ognuno debba comunicarlo al proprio comitato di quartiere. Perché voglio che i comitati di quartiere diventino il nucleo di questa città. E il comitato di quartiere, io prometto che incontrerò ogni mese ogni singolo comitato di quartiere e chiederò che i comitati di quartiere siano gli occhi della città, perché io girerò molto a piedi. Anni addietro giravo in bicicletta sui pattini, ma gli anni passano, insomma. E quindi, però camminerò molto a piedi, con tutto ciò non potrò vedere tutto. Per questo dico, abbiamo bisogno di una città partecipata in cui ognuno faccia la sua parte, perché gli occhi di Nichelino sono gli occhi dei nichelinesi e gli occhi dei nichelinesi riferiranno ai comitati di quartiere che diventeranno gli occhi del quartiere e i comitati di quartiere potranno essere gli organizzatori della vita sociale. Guardate, noi abbiamo bisogno di una forte dialettica democratica qui a Nichelino. Questa dialettica democratica non c'è stata per tanti anni, perché noi abbiamo avuto la città sempre governata a sinistra, sempre governata a sinistra. E allora con una destra impresentabile, perché ditemi voi chi è che si sente di votare Parisi. No. Allora con una destra impresentabile è ovvio che vince sempre la sinistra. Però mettetevi un po' nei panni di un opportunista che a tutti i costi vuole occupare un posto di potere, sapendo che è la sinistra che va al governo. Con quale carro, su quale carro sale? Quello di centrodestra o quello di centrosinistra? Sale sul carro del centrosinistra. E allora noi abbiamo bisogno di attrezzarci, perché gli opportunisti li dobbiamo mandar fuori. E purtroppo non ci siamo riusciti, ci siamo imbarcati, scusate se lo dico molto chiaramente, cani e porci. Abbiamo visto gente che entrava e usciva dal partito come se niente fosse, come se ci fosse una porta girevole. Abbiamo visto, ed è una cosa che nessuno si potrà mai dimenticare, uno che ha fatto 2 mandati da parlamentare con il nostro partito e poi ha cambiato partito per farsi il 3° mandato e poi è rientrato nel PD e poi è uscito dal PD e poi è rientrato nel PD e poi
in un congresso che sembrava una riunione di condominio in cui quello che contava era quanti millesimi avevi, quante tessere avevi, è diventato segretario, oggi è segretario del nostro partito. È stato a questo punto che, anche se ho 66 anni e come dicono sono vecchio, a tutte le persone che mi dicevano guarda fatti avanti, tocca a te, per favore, ho detto sì. Ho detto sì perché non è possibile, noi non possiamo accettare una cosa di questo genere. La sinistra ha una sua identità. La sinistra è un'identità che è fatta di partecipazione, è fatta di impegno, è fatta di onestà, è fatta di ideali, è fatta di cultura. Mi accusano di questo fatto che io sono un intellettuale, come diceva Gianni Zaia. Sì, lo ammetto, ho letto più di 4.000 libri, chiedo scusa. Bravo. Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Come se fosse un reato, invece io sono convinto che noi dobbiamo fare di Nichelino una città di cultura. Perché questo è quello che ci manca. Lo dico molto sinceramente, noi abbiamo fatto delle cose formidabili. Però diciamoci la verità. Diciamoci la verità, i nostri immigrati meridionali, così come i pochi residenti che c'erano a Nichelino piemontesi, avevano un grande coraggio sociale. I pochi piemontesi hanno avuto una capacità di accoglienza formidabile. I nostri immigrati meridionali avevano un grande coraggio sociale, perché guardate, ci voleva un grande coraggio sociale a lasciare la propria terra, il sole, i parenti, gli amici, la propria piazza, per venire qui al freddo, con la nebbia, cose mai viste, la neve. Io mi ricordo quando sono venuto la prima volta qui a Torino, sono andato a spalare la neve con le scarpe da tennis. I nostri immigrati, quando sono arrivati qui, avevano molto coraggio sociale, ma diciamoci la verità, purtroppo non erano i più colti. Non erano i più colti. E questo ha generato un difetto che purtroppo si trascina. Noi siamo una città dove, tanto per capirci, la biblioteca comunale ha 20 anni, pochissimo. Gli edifici, i licei hanno meno di 25 anni. La prima libreria che resiste, perché ci hanno provato 5 volte a fare una libreria e sono falliti sempre, la prima libreria che resiste è una libreria fatta da volontari. Noi abbiamo un problema molto grave di cultura. E guardate, la cultura non è una sciocchezza. Perché è dimostrato, ci sono tutte delle ricerche internazionali che hanno dimostrato che i paesi più colti sono i paesi che sono i più forti economicamente, sono quelli che sono in grado di reggere di più. Quindi la cultura non è soltanto un'occasione per i nostri figli per poter avere più spazio nella vita, ma la cultura è una cosa che fa più forte la comunità. E come ha detto un grande scrittore, la cultura è quella cosa che ci permette di tenerci insieme. Noi abbiamo più di 100 associazioni di volontariato, abbiamo bisogno però che queste associazioni di volontariato lavorino insieme, abbiamo bisogno che i comitati di quartiere diventino la vita vitale di questa città, abbiamo bisogno di questo, che dialoghino con l'amministrazione comunale, e poi tutto il resto lo affronteremo uno alla volta. Ma il mio progetto alla fine è estremamente semplice. Manteniamo quello che c'è, manteniamolo pulito, dignitoso, manteniamo i servizi che ci sono, non permettiamo che vengano svuotati, come diceva Giampiero Tolardo, delle loro funzioni, difendiamo con le unghie e con i denti quello che abbiamo, difendiamo la nostra comunità perché nessuno resti solo, costruiamo una città partecipata. Alla fine è questo il nostro progetto, e se noi raggiungeremo questo, ma chi è che vuole dire di no domani alla casa di riposo? Ma per cortesia, certo che la vogliamo, certo che vogliamo costruire nuovi servizi, ma prima teniamo a posto questo. In tutte le famiglie vorrebbero avere prima di tutto il televisore al plasma col collegamento a internet e tutte ste menate qua. Però un padre di famiglia prima si preoccupa che c'è il rubinetto che scocciola,
che c'è la muffa nel bagno e che non sai come si deve togliere, che c'è la presa di corrente che è pericolosa e il bambino ci può mettere. Allora, prima di tutto, rimuovi le condizioni di pericolo dalla città, fai la manutenzione e poi figuriamoci, poi penseremo anche alle grandi opere. Io quando ho fatto il sindaco l'altra volta ho promesso pochissimo e poi le cose fatte sono risultate tante, ma perché ci siamo ritrovati tutti quanti uniti? Adesso io, come l'altra volta, prometto molto poco, ma se staremo tutti uniti faremo una cosa stupenda e supereremo insieme la crisi, perché Nicherino è veramente una grande città. Non sono io che sono un grande sindaco, siamo noi che siamo una grande città. Quindi forza, ce la possiamo fare, dobbiamo dare questo messaggio a tutti quanti. Noi possiamo farcela tutti quanti insieme, come ce l'abbiamo fatta con l'immigrazione, come ce l'abbiamo fatta con l'industrializzazione, ce la faremo ancora questa volta. Ma non perché c'è un sindaco bravo, ma perché insieme possiamo mobilitarci. Questo è quello che ci serve, lavorare tutti quanti insieme. Io sono disposto a lavorare per questo progetto, dicono che sono vecchio, datemi una mano, se non cammino bene qualcuno mi appoggerà, mi terrà, non lo so, mi spingerà la carrozzella, perché mi vorrebbero vedere con la carrozzella i miei avversari che dicono è vecchio, poi non è donna. Mamma, ha fatto maschio. Che vi devo dire? Ma siamo matti. In un paese che ha così grandi difficoltà, che ha già così grandi divisioni, con questi cretini della Lega che vorrebbero spaccare la nazione, stiamo ancora a cercare di fare divisioni fra vecchi, giovani, fra donne e maschi. Adesso, pur di difendere qualcosa, eccetera, continua a dire tu sei renziano, tu sei cuperliano, ma per cortesia, ma questa faccenda qua, che le correnti devono servire per giustificare poi alla fine dei gruppi di potere, ma per cortesia, ma che la smettano, che il partito è stato ucciso da queste cose qui, è stato ucciso dalle correnti. Ricordiamoci la lezione di Berlinguer, che diceva state attenti ai gruppi di potere. Noi dobbiamo rinnamorarci della politica e, rinnamorandoci della politica, sapere riconoscere subito gli opportunisti. Invece oggi questi onorevoli hanno confuso l'onorabilità con la non dimostrabilità davanti a un giudice delle porcherie che fanno. Vi ricordate Gli Intoccabili, quel film bellissimo in cui Al Capone al magistrato che lo cercava gli diceva tu non sei niente, sei solo chiacchiere distintivo, tu non puoi provare niente? E alla stessa maniera questi delinquenti, perché altro non sono, che fanno i colloqui per Mondo Juve come se niente fosse, cercano i voti per questo, siccome non si può dimostrare ti dicono tu non sei niente, sei solo chiacchiere distintivo. Allora noi a queste persone non possiamo accontentarci di chiedere che non sia dimostrato pubblicamente davanti a un magistrato che loro stiano facendo delle porcherie. Noi diciamo non è corretto, se vuoi avere una dialettica corretta confrontiamoci sulle idee, se vuoi avere una dialettica corretta confrontiamoci sui programmi, se vuoi avere una dialettica corretta confrontiamoci sui curriculum. Io il mio curriculum l'ho messo a disposizione, il mio profilo professionale è da sindaco e con questo profilo professionale sto girando in tutte le case e dico a tutti quanti, se vi sembra buono assumetemi, sono qui, sono a disposizione, sono pronto ad affrontare le primarie, sono pronto a fare il sindaco per i prossimi 5 anni. Grazie. Bravo.